Con Alessandro Gocciadoro per parlare del Gran Premio Renzo Orlandi domenica a Modena, sei cavalli schierati in questa prova. Partiamo dal numero 1, Verdon WF. Sì, Verdon rimane su una bellissima prestazione rumana, ha vinto girando 1 km allo scoperto, abbiamo confermato Federico, quindi un buon numero 1 distaccato, è un cavallo che può correre in tutti gli schemi, o davanti anche in schiena. Ha una buonissima chance. Passiamo a Zab di Girifalco, è un cavallo che lo alleno da 2 mesi e mezzo circa. Ha fatto un lavoro pubblico a Milano convincente, però penso che ancora il cavallo non ha raggiunto la condizione ottimale, ha bisogno di una corsa, è meglio di questa per rientrare e tornare al 100%. Virginia Griff, sfortunata a Torino, un buon 5, una cavalla che ha vinto Taranto. E secondo me a vedere così è la favorita della corsa, almeno dei nostri, ecco. Andando in seconda fila con i nostri 3, Vanesia, Always e Viscarda, sono 3 cavalli in forma. Vanesia e Viscarda secondo me sono forse più pronti rispetto a Always, anche se Always ha lavorato con Andrea Guzzinati a Milano una settimana fa molto molto bene, ha pescato il 12, però intanto rientra e fa l'approccio con le corse, diciamo che è un cavallo importante e ha bisogno di rientrare in clima agonistico. Siamo con Romolo Ossani per parlare di Umberto Axe, partirà con il numero 8 nel Gran Premio Renzo Orlandi con quali chance? Ma io spero in un piazzamento. Se venisse una corsa movimentata, potrebbe essere all'arrivo. Parte dietro un cavallo che parte forte, che è Verdon WF. Se riesco a stare nelle prime posizioni, in arrivo possiamo essere lì a lottare con loro. Stato di forma è ottimo perché l'ultima volta veramente stracorre perché fa 13-3 ufficiale col numero 7, sempre aria in faccia, sempre di fuori al battistrada, arriva testa a testa, c'è un niente che ci divide sul palo, ma è secondo, però corre veramente molto molto bene. I cavalli da battere, secondo te? Cavalli a battere secondo me Vanesi e K, nonostante il brutto numero, però è una cavalla insomma di qualità. Verdon WF è un cavallo che secondo me potrà essere nel marcatore e poi Zef che secondo me è un cavallo che sul miglio può esprimersi al meglio. Grazie. Antonio Di Nardo, domenica a Modena sarai su Toscarella numero 6, è la prima volta che la guidi. Sì, è la prima volta che la guido. Numero 6 è una cavalla che quando è in giornata va, sa andare abbastanza forte. La corsa non è semplice, gli avversari non mancano. Mi sembra una corsa abbastanza aperta. Sì, il numero è buono. È una cavalla che parte al giusto. Lì dentro c'è la qualità di Varnassa Kam. Poi mi sembrano che dietro c'è Alowise K, Vanesia K. Quindi mi sembra una corsa abbastanza aperta. Bisogna vedere un po' lo schema come viene.